buongiorno a tutti. Io sono De Guglielmo, come mi dicevano. Vi porto innanzitutto i saluti del direttore del mio ufficio, l'Agenzia del Territorio di Avellino, il quale si scusa per non essere presente oggi perché è impegnato a Roma in un briefing con tutti gli altri direttori degli uffici d'Italia, con il direttore dell'agenzia, la dottoressa Alemanno, e mi ha incaricato di portare il saluto a questa patente, innanzitutto i complimenti al geometra Santo Susso che ancora una volta guiderà questa importante categoria professionale, e mi ha incaricato inoltre di manifestare la sua soddisfazione per questa ennesima interazione con questo mondo professionale, perché evidentemente bisogna prendere atto, come diceva prima, del suo ottimo intervento il relatore che mi ha preceduto, Gianluca Carazza. Voi, mondo professionale, in particolare del geometra, diventate sempre più fautori di quella che è stata definita la civiltà edilizia, quindi praticamente quella che praticamente consiste nella triangolazione dell'edificato assentito al catastrato. Quindi in questo siamo interessati anche noi, e ben vengano queste occasioni di incontro nelle quali ci si può confrontare. Allora, detto questo, io volevo brevemente parlarvi un attimo di quelle che possono interessare oggi qui, in relazione a quello che si dirà dopo, parlarvi di quello che è un importantissimo patrimonio dell'agenzia e quindi di tutti, e che a breve sarà messo a disposizione delle categorie professionali, che sono le mappe catastali di impianto. Allora, molto brevemente dico, lo sapete perfettamente che cos'è il catasto, praticamente, giusto per, voglio ripercorrere un attimo, velocemente, le finalità del catasto, in modo che capiamo un attimo anche le informazioni che noi conserviamo. Quindi praticamente è una, lo sapete perfettamente, una banca dati dei beni immobili che esistono sul territorio dello Stato, e sono una serie di documenti che oggi sono per la quasi totalità informatizzati, nei quali documenti vengono individuati i beni e vengono ottenuti in evidenza le caratteristiche censuali e le persone che su questi beni esercitano determinati diritti reali. E oltre a questo, ovviamente, si tiene conto delle variazioni che si verificano nel tempo, quindi ovviamente variazioni di questi diritti, quindi quello che sostanzialmente avviene con le colture. Allora, c'è, lo sapete, il catasto dei terreni, che comprende tutti i terreni, e il catasto di edilizia urbana, che contiene i terreni. Allora, la formazione del catasto è nata, tanto tempo fa, è stata sostanzialmente disposta con la legge Messadaglia del 1886, e il completamento è avvenuto negli anni 40 del secolo scorso, del 1900, praticamente su quasi tutte le zone del territorio nazionale, tranne per alcune zone dove si è chiuso nel 1956. Allora, la struttura che questa legge ha statuito per il catasto dei terreni è quella di pensarlo come tipo geometrico particellare, in quanto sostanzialmente contiene delle informazioni sia sulla natura geometrica del catasto, quindi le informazioni che sono gestite dalla cartografia, che sulle caratteristiche tecnico-amministrative dei terreni. Allora, la finalità del catasto sostanzialmente è quella di assolvere a funzioni fiscali, però accanto a queste funzioni, per la tipologia di informazioni che noi che il catasto conserva, esso si può prestare molto bene ad altre finalità che sostanzialmente possono essere riassunte nella gestione della cartografia a grande scala. Infatti la legge 68 del 1960 praticamente annovera
il catasto fra come uno dei cinque organi cartografici dello Stato, gli altri sono per esempio l'Istituto Geografico Militare, quindi diciamo è una funzione di organo ufficiale appunto per la cartografia dello Stato italiano. E poi diciamo, tutte queste informazioni possono essere utilizzate per scopi civilistici, ad esempio l'argomento di cui parliamo oggi. Allora, una cosa importante è questa, che l'elemento minimo diciamo che è presente nell'inventario del catasto, che cos'è? La particella catastale. La particella catastale, diciamo, è bene ricordare un attimo questa cosa che sicuramente voi conoscete bene, però insomma, ci serve un attimo per capire anche gli aspetti di cui si parla da oggi. Praticamente la particella catastale è definita come una porzione di terreno continua che ovviamente è ubicata nell'ambito dello stesso comune, ha un'unica destinazione produttiva, quindi sostanzialmente un'unica qualità culturale, quella che voi nel genere del nostro vissuto, con un unico livello di produttività, quindi una stessa classe, ed è nella disponibilità degli stessi soggetti, ciascuno con un quale natura e quota territoriale, cioè praticamente gli stessi intestati catastali, sia con la stessa natura del diritto, per esempio proprietari, sia con la stessa natura. Allora, per individuare le particelle, che cosa c'è associato ogni particella a un identificativo catastale che sostanzialmente è costituito dal nome del comune, dal numero di foglio di mappa, che praticamente individua che cosa? Il foglio sul quale è rappresentata la particella, e dal numero della particella, che praticamente è il numero per il quale la particella è rappresentata sul foglio di mappa. Allora, quindi diciamo sostanzialmente, da come è stata definita la particella, il catasto, che è l'unità minima inventariale della banca dati catasto, allora noi abbiamo capito che ci sono una serie di informazioni che vengono conservate. Quindi una delle informazioni più importanti è sicuramente l'informazione cartografica. Questa è conservata su diversi supporti e diversi formati. Abbiamo una cartografia diciamo conservata su supporto cartaceo che è presente in tutti gli uffici provinciali dell'agenzia del territorio, che oggi però sostanzialmente si è trasformata in agenzia del territorio, e diciamo i supporti quali sono? Sono i fogli originali di impianto, le mappe originali di impianto, che probabilmente molti di voi avranno avuto modo di vedere, toccare con mano, sono diciamo dei fogli su carta forte, cartoncino. Poi a fianco a questo ci sono le matrici, che sono conservate su un supporto trasparente chiamato latex. E poi ci sono i copioni di misura, che sostanzialmente sono conservati su un supporto cartaceo semplice, che è ottenuto diciamo con procedimenti eliografici dalle matrici. Cioè sostanzialmente le matrici che cosa sono? Sono quel supporto sul quale venivano riportati aggiornamenti successivi alla mappa di impianto, cioè frazionamenti successivi. E poi da questi venivano ricavati copioni di misura con delle eliografie sostanzialmente. Allora questo diciamo è quello che era il passato. Oggi siamo in formato vettoriale, lo sapete bene, quindi praticamente la cartografia in questo formato vettoriale è attivata con file strutturati che sono in formato numerico. Allora, come quindi sostanzialmente parliamo adesso della conservazione delle informazioni cartografiche sul supporto cartaceo. Mappa catastale, come è stata formata questa mappa catastale? Questa mappa catastale diciamo ha visto succedersi diciamo la fase di formazione del catasto terreno, quindi della mappa catastale, che è l'elemento fondamentale del catasto terreni, ha visto succedersi nel tempo le seguenti operazioni, quindi dal 1886, quando abbiamo visto che c'è stata la registrazione, fino al 1940, perché evidentemente sono state delle operazioni molto complesse che hanno riguardato tutto il territorio, quindi ci sono state delle operazioni preliminari che hanno comportato la delimitazione del minimo elemento inventariale di cui parlavamo prima, cioè della particella, quindi praticamente delimitazione della particella. Poi fatto questo è
è stata effettuata la terminazione, quindi l'individuazione di termini per concretizzare quella che era la delimitazione della particella. Allora, fatto tutte queste operazioni, evidentemente già queste non sono semplici, allora si è passato a quelle che sono le operazioni di rilievo topografico. Il rilievo topografico è, come dire, è avvenuto attraverso una triangolazione che praticamente si è appoggiata alla rete di triangolazione nazionale dell'IGM e in particolare ai vertici di primo e secondo e terzo ordine di IGM. Alla fine diciamo, delle operazioni di triangolazione si è ottenuta una rete di punti trigonometrici, ognuno con una propria monografia, a distanza di circa 1,8 km, e suddivisa secondo un ordine di rete, sottorete catastale e rete di dettaglio catastale. Purtroppo all'attualità, diciamo, una stima effettuata, circa più della metà di questi trigonometrici determinati in fase di formazione del catasto è andato disperso per diciamo, ovvi motivi dovuti alla antichità di queste operazioni di triangolazione e diciamo, distruzione evidentemente dei manufatti che hanno che materializzano questi vertici. Evidentemente, diciamo, le operazioni di triangolazione non erano necessarie per poter procedere al rilievo particellare di dettaglio, quindi è stata necessaria una poligonazione che appoggiandosi diciamo, ai vertici trigonometrici della rete trigonometrica di cui si parlava prima ha permesso la realizzazione di poligonali di appoggio. Allora, diciamo, effettuate queste operazioni topografiche, si è poi proceduto attraverso, diciamo, io adesso sono molto sommariamente, però ci sono delle istruzioni molto precise, notate a suo tempo, con le quali sono state regolamentate queste operazioni di rilievo, di formazione delle mappe, di disegno, di progettazione dei fogli, che poi insomma non è evidentemente facile aver fatto in modo che il territorio di tutta la nazione potesse essere, come dire, riportato su i fogli che praticamente sono diciamo, la mappa praticamente è stata costruita di norma, quindi è una mappa praticamente a grande scala, cioè nel senso che è sicuramente di dettaglio con tutte le informazioni che contiene, cioè di norma è stata costruita in scala 2000, si compone di fogli che hanno un formato in genere di centimetri 70%, il sistema di rappresentazione cartografica è diverso, però in provincia di Avellino è il sistema di rappresentazione Cassini-Sopner ed è riferito ad un unico sistema di riferimento la cui origine è il Monte d'Avellino per tutti i comuni, 117 comuni della provincia, tranne per un comune che è in provincia di Spagna. Allora, su questi fogli di carta forte, cartoncino, è stata disegnata la mappa di impianto. Su questo disegno della mappa di impianto sostanzialmente è riportata, poi ve la faccio vedere, in una scansione di una mappa di impianto di un comune della provincia che abbiamo fatto di recente, una convenzione con lo stesso comune, è riportata una quadrettatura decimetrica, quindi ogni 10 cm che praticamente è costituita da rete che sono parallele ai fogli del territorio. Tale quadrettatura rappresenta il reticolo delle coordinate rettangolari. Evidentemente questa cosa qua poi avrà un utilizzo nelle applicazioni di cui vi parleranno dopo. Allora, su questa mappa, su cui c'è questa parentatura, diciamo questa quadrettatura parametrica, questo reticolo sostanzialmente, si è provveduto a suo tempo a riportare i punti trigonometrici del PGM di cui parlavamo prima e quelli catastali che costituiscono sostanzialmente i vertici della triangolazione con la quale si è proceduto alla prima fase del rilievo e anche i vertici poligonometrici
diciamo, quelli delle poligonali di appoggio alle, ai vertici della, delle triangolazioni catastali. E questi quadri elettronici sono riportati nel mezzo delle loro coordinate triangolari, quindi praticamente questi vertici sono disegnati sulla mappa e in base alle loro coordinate rettangolari rilevate diciamo nell'ambito delle operazioni di rilievo. Allora, quando fu ultimato il riporto di questi vertici sul foglio di mappa, prima di procedere a riportare i punti di dettaglio che sono i vertici delle singole particelle, si è proceduto, e questo evidentemente può essere importante ai fini della determinazione di una tolleranza che sicuramente c'è nella rappresentazione di queste mappe, si è proceduto a quella che si chiama la verifica dello spazionamento, che sostanzialmente è consistita in questo, cioè si è desunto dalla mappa, avendo disegnato, come ho detto prima, avendo posizionato i vertici trigonometrici, allora in base al reticolo di cui si conoscono le coordinate, si sono desunte le coordinate di un certo numero di numeri di vertici poligonometrici, e queste coordinate sono state confrontate con le coordinate che venivano fuori dal calcolo delle poligonali, diciamo a seguito delle operazioni fatte in campagna, perché la finalità era proprio quella, era quella di determinare con il rilievo le coordinate di questi vertici che poi sono state riportate sulla mappa. Quindi per verificare il corretto riporto sulla mappa di questi vertici si è proceduto ad un incrocio delle coordinate ricavate leggendole dalla mappa in base diciamo in relazione a quelle diciamo del reticolo con quelle venute fuori dal calcolo. Evidentemente questa differenza che c'era doveva essere contenuta entro quello che viene definito, sapete molto bene, errore di graficismo, che è dato da questa formula qua, t per 0,0025 per n. N è il denominatore della scala di rappresentazione, quindi per una scala e t è espressa in metri, quindi per una scala di rappresentazione 1 a 2000, diciamo facendo un calcolo rapidissimo, viene fuori che la tolleranza è 50 cm, quindi non poco, quindi voglio dire, pretendere, vuol dire di andare oltre questo limite può essere non consentito. E volevo un attimo, se un po' di tempo dando mano, farvi proiettare una mappa di impianto. Dice? Allora, sentite, adesso volevo farvi vedere delle scansioni delle mappe originali di impianto fatte nell'ambito di una convenzione con un comune della nostra provincia, il quale praticamente ha voluto, per finalità sue legate allo studio del territorio, procedere a questa scansione. Come si diceva prima, a breve l'agenzia dovrebbe effettuare per tutti i comuni, e evidentemente mettere a disposizione delle categorie interessate. Allora, vi volevo far vedere innanzitutto. Allora, questo è quello che si chiama grafico di poligonazione. Questo è tutto il territorio del comune, questo è il comune di Pata Principato Ultra. Allora, questi sono quello che si chiama il grafico di poligonazione, quindi praticamente sono ricordati i vertici poligonometrici. Vedete? Questa è questa retta qui, verticale, orizzontale, è una delle rette del reticolo parametrico. Questo rilievo in scala 10.000
Insieme a questo poi vi volevo far vedere, c'è poi quello che si chiama quadro di unione, cioè che praticamente contiene l'insieme di tutti i fogli che vanno a comporre il territorio del comune. Vedete anche la qualità, questi sono disegni ovviamente fatti a mano, a suo tempo, la qualità di quei disegni. Adesso vi faccio vedere una mappa. Queste qua sono mappe disegnate a mano e sono il risultato del riporto dei velivoli effettuati in campagna a seguito di quelle operazioni che abbiamo detto prima di delimitazione del minimo elemento di materiale che era la parte cera, definita nel modo in cui l'abbiamo definita, della terminazione. Quindi la terminazione significa anche, come dire, pacificare i confinanti limitrofi, i quali hanno preso atto di questa cosa e comunque poi eventualmente si sono voluti opporre, perché a quella che era la fase di formazione del catasto è seguita una fase di pubblicazione nella quale c'era modo di opporsi a, diciamo, le risultanze effettuate. Allora, questa è la mappa. Allora, vedete diciamo, la rappresentazione delle particelle, questa quadrettatura, credo si veda, del retico, cioè praticamente sono dei quadrati di lato 10 cm. La cosa importante è che in alto c'è, cioè, praticamente sono indicate le coordinate, coordinata X, coordinata Y, sia qua che qua, cioè praticamente hai quattro vertici sostanzialmente, anche qua, sotto. Quindi praticamente in base a queste coordinate ai bordi del foglio siamo in grado di poter determinare la coordinata su ogni vertice di questo reticolo, su ogni vertice di questo reticolo, e misurando evidentemente graficamente siamo, a partire ovviamente dal vertice del reticolo, siamo in grado di determinare le coordinate di ognuno dei vertici di queste di queste particelle. Sulla mappa sono riportati i fabbricati, le strade, i fiumi, vedete? E sono anche riportati quei vertici trigonometrici di cui parlavamo prima, che sul posto laddove, diciamo, ancora si realizza sono identificati da particolari topografici rintracciabili in base alle monografie. Quindi voi, avete un particolare topografico, ad esempio un triangolo inciso su una roccia, in genere è questo, di cui conoscete le coordinate e quindi potete effettuare tutte le operazioni che vi consentono di restituire sul posto quello che è rappresentato sulla mappa. Vi volevo far vedere solo un'ultima cosa, che praticamente è la zona urbana di questo paese. Sono informazioni evidentemente molto consistenti ed importanti, soprattutto perché c'è modo di legarle ad una qualità di rappresentazione, direi eccellente, con informazioni riportabili alle coordinate Questo è quanto, volevo, diciamo, soltanto dire un'altra piccola cosa, che sulla vostra, diciamo, cartografia
Diciamo, questa è la cartografia su un formato cartaceo che evidentemente ha una possibilità di utilizzo in particolare per queste riconfinazioni molto buona. Però è previsto, infatti questa è la finalità dell'agenzia Sicropompe, di recuperare la precisione della mappa attuale, che evidentemente è una precisione legata alle proposte di aggiornamento, all'adeguamento delle proposte di aggiornamento su quello che è un supporto diciamo vettoriale, che è il risultato di operazioni molto travagliate, lo sapete benissimo, però la finalità è quella di procedere alla scansione di queste mappe di originali di impianto in modo da adeguare la precisione su queste. Perché abbiamo detto prima che la cartografia è conservata sia in formato cartaceo, di questo che abbiamo parlato, che in formato vettoriale. I file vettoriali, giusto per dirvi velocemente una cosa, sono il risultato di lavorazioni che sono avvenute nel nostro ufficio nell'anno 2007, anche per capire diciamo, il fatto che alcuni aggiornamenti non trovano, di capire quindi la logica che delle informazioni che voi trovate sulle nostre mappe vettoriali. Con queste lavorazioni che sono avvenute nell'anno 2007, che cosa è successo? Noi abbiamo proceduto alla vettorializzazione delle mappe mediante, cioè noi, diciamo la società che ha appaltato questi lavori, sostanzialmente è stata la CEA, ha proceduto alla vettorializzazione delle mappe mediante la digitalizzazione dei file cartografici dell'ufficio che erano presenti in banca dati dal 1 luglio del 2002. Cioè, il 1 luglio del 2002 sostanzialmente cos'è? La data in cui è partito l'aggiornamento con la procedura OEGIS, cioè si è praticamente abbandonato il precedente metodo di aggiornamento che era quello sui copioni di misura, di portare i fabbricati e i dividendi dei trasferimenti sui copioni di misura, e si è proceduto con questo diciamo questa procedura informatica OEGIS, e la base master che diciamo, era il supporto su cui lavorava questa procedura OEGIS si riferiva ad una rasterizzazione che era stata acquisita sempre da parte dell'AGEA nel 1996. Quindi praticamente la vettorizzazione di questi file si riferiva ad un aggiornamento del 96, tant'è vero che nel 2008 è stato necessario effettuare un secondo intervento da parte di AGEA, che praticamente era inteso all'inserimento delle geometrie di atti di aggiornamento che erano stati approvati e evidentemente non si aveva traccia di questi raster acquisiti nel 96 nel periodo 1996-2002 e che erano evidentemente presenti sul copione di misura. Quindi riassumendo possiamo dire semplicemente un attimo questo, agganciandoci anche a quelle sfide a cui siete chiamati, di cui parlava il giorno della razza precedentemente. Allora, la costituzione del cadastro è stata, abbiamo visto, curata dallo Stato. L'aggiornamento è cosa nota, è bene prenderne atto, è stato sostanzialmente rimandato nel corso del tempo progressivamente per la quasi totalità all'azione dei tecnici liberi professionisti. Tanto è vero, per esempio, con diciamo, l'agenzia diciamo, per fare questo ha fatto lo sforzo di implementare delle procedure informatiche, tra cui l'UEGIS e non ultimo il precetto che diciamo, con tutte le problematiche che sta presentando ha in sé un concetto sicuramente rivoluzionario per il modo di gestire la pubblica amministrazione diciamo all'attualità, che è quello quindi, di demandare ai liberi professionisti la possibilità di predisporre degli atti di aggiornamento che adesso per alcune casistiche particolari, però la previsione evidentemente è quella di allargarlo sempre più, di prevedere per questi atti di aggiornamento disposti dal professionista l'approvazione automatica degli atti di aggiornamento in contestuale aggiornamento della banca dati cadastrale senza l'intervento del tecnico cadastrale. Quindi
diciamo, questa è una certezza e secondo, a mio avviso, sì, diciamo, la direzione in cui si lavorerà è sempre questa, come all'epilogo, come dire, ad informarsi, a documentarsi e ad operare sia noi che voi con scrupolo e professionalità, diciamo, tenendo evidentemente presente pure il fatto che non tutti possono fare tutto e a beneficio quindi di chi vuole operare con la professionalità. Ok, vi ringrazio. Giuridici della ricompilazione, che come precedentemente detto riguarda solo gli aspetti tecnici. Sì, innanzitutto voglio ringraziare il Collegio dei Geometri di Avellino per avermi invitato nuovamente ad un incontro di studio di approfondimento dopo il convegno che si svolse lo scorso mese di maggio sul tema particolarmente importante per la vostra categoria della consulenza tecnica d'ufficio. Infatti quella fu l'occasione per conoscerci e per, in modo particolare per affrontare le principali novità introdotte dalla legge di riforma del processo civile, la legge numero 69 del 2009 sul ruolo, sulla funzione, sul tema della consulenza tecnica d'ufficio. Mi ritrovo oggi a dover parlare di un tema particolarmente importante e di attualità quotidiana per i geometri, che come si diceva in precedenza nella materia delle azioni di regolamento di confine hanno una sorta di particolare competenza anche superiore a quella delle altre categorie, diciamo così, similari, gli architetti e i geometri. Io già dissi l'altra volta che per la mia esperienza diretta i tecnici più qualificati, più preparati, almeno quelli che ho incontrato io, sono stati i geometri, e questo convincimento si è rafforzato anche nel corso dei mesi successivi, nel senso che ho avuto modo di accertare che le migliori consulenze, ma non soltanto nel campo delle azioni di regolamento di confini, in materia di divisioni immobiliari, in materia di infiltrazioni, in materia, in qualsiasi materia, diciamo, nell'ambito dei diritti reali, sono riconducibili all'attività dei geometri, i quali secondo me hanno una forza in più, diciamo, rispetto agli altri tecnici, cioè la capacità di affrontare le varie problematiche che vengono alla loro attenzione con un aspetto più pratico. E questo poi consente anche al giudice, nel momento in cui è chiamato a decidere, di avere meglio, diciamo, più chiaro il quadro della situazione. E questo avviene anche nel campo delle azioni di regolamento di confini, che in una piccola realtà giudiziaria come quella dove io opero, cioè a Sant'Angelo dei Lombardi, costituiscono una percentuale significativa del contenzioso civile. Devo dire che se, diciamo, del contenzioso civile in generale, il 30-40% è rappresentato da azioni in materia di diritti reali e di possesso, di questo 40%, un 50% è relativo alle azioni di regolamento di confini. Il mio compito è quello di dare alcuni cenni di carattere generale, ma dal punto di vista giuridico, che è poi la mia, diciamo, in stretta materia di competenza. Ovviamente mi rendo conto che nel dire e nell'esprimere i concetti che sto, diciamo, che sto qui ad esporre, indico nozioni a voi già note, però credo che sia l'occasione per non solo per elaborare, per approfondire, ma anche per segnalare alcune pronunce interessanti della Corte di Cassazione in materia di azione di regolamento di confini. Innanzitutto una premessa di fondo: il nostro codice civile dedica a questo istituto una norma soltanto, come voi pensate, l'articolo 950, il quale a sua volta è composto da 3 commi apparentemente di significato elementare. Come voi sapete, l'articolo 950
rubricato azione di regolamento di confini stabilisce al primo comma che quando il confine fra due fondi è incerto, ciascuno dei due proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente, e si tratta ovviamente di una norma dal contenuto apparentemente elementare e chiaro. Se il confine fra due fondi è incerto, e qui poi torneremo insomma, sulla nozione di certezza, ciascuno dei due proprietari, e qui già è opportuno sottolineare il significato di proprietario, perché si è discusso ma chi è legittimato a proporre l'azione di regolamento di confini, e la Cassazione è intervenuta con una sentenza risalente del 79, la numero 6333, dicendo che legittimati ad agire e a resistere, quindi a proporre e a resistere nella veste di convenuti nell'azione di regolamento di confini, sono soltanto i titolari dei fondi confinanti relativamente ai quali si pretende la esatta individuazione della linea di confine. Dice la Cassazione, non anche i proprietari dei terreni ovviamente posti diciamo non confinanti, e chi non è titolare, questo è importante, di diritti reali. Per esempio si dice non è legittimato l'usufruttuario, in quanto l'usufruttuario veramente ha un mero diritto reale di godimento. In un'altra sentenza della Cassazione, anch'essa risalente del 65, si è posta la questione della legittimazione del titolare della servitù di passaggio. Come sapete, la servitù di passaggio è titolare di un diritto, di un peso, diciamo, sul fondo. Ci si è chiesti, ma è legittimato anche il titolare di un diritto di servitù di passaggio a chiedere la regolamentazione del confine? La Corte di Cassazione, con quest'unica sentenza, ha dato una risposta affermativa, quindi riconoscendo anche al titolare della servitù di passaggio questo diritto, perché si è ragionato in quest'ottica. Ovviamente il titolare del diritto di passaggio gode del bene, quindi ha un diritto sostanzialmente pieno sul bene, quindi di poterne utilizzare, quindi anche legittimato in via concorrente chiaramente con il proprietario a chiedere la esatta individuazione del confine. La norma quindi dice ciascuno dei due proprietari può chiedere che il confine sia stabilito giudizialmente quando il presupposto è rappresentato dall'incertezza, e qui bisogna fare una necessaria puntualizzazione. Innanzitutto il requisito dell'incertezza, dice la Cassazione, insomma con una giurisprudenza consolidata, è da intendersi sia in senso soggettivo che sia in senso oggettivo. In senso oggettivo è facile: quando è che si propone l'azione di regolamento di confini? Quando il confine manca oppure è del tutto non è visibile e completamente assente. Manca il confine, oppure il confine non è visibile, i segni apposti, i termini apposti non consentono l'individuazione della linea di confine, allora vi è ricorre il presupposto oggettivo. L'altro requisito è quello soggettivo, cioè esiste la linea di confini, però esiste la linea di confini, ma la stessa non è idonea a consentire la separazione certa, visibile, determinata tra i due fondi. E qui già emerge la funzione fondamentale di questa azione, che è quella di attribuire certezza nei rapporti tra le parti. Dove vi è incertezza, il giudice è chiamato ad intervenire rimuovendo questa situazione di certezza e stabilendo quindi l'esatta linea di confine. La norma dice quando vi è incertezza nella linea di confine fra due fondi, e qui si è posta pure una questione, già se ne è parlato prima, della possibilità che questa azione venga proposta non soltanto quando, come più di frequente, soprattutto nella nostra realtà, l'incertezza riguarda i terreni rustici, ma anche quando, soprattutto nelle realtà urbane, riguarda i fabbricati urbani, perché ovviamente la nozione di fondo fa riferimento a tutti i beni immobili suscettibili di utilizzazione economica. Altra premessa è che l'azione di regolamento di confini è nettamente distinta dall'azione di apposizione di termini prevista, disciplinata dal successivo articolo 951. Qual è la differenza di fondo? È di palmare evidenza, mentre l'azione di regolamento di confini ha natura
personale, nel senso che tende a rimuovere una situazione di incertezza, l'azione per apposizione di termini semplicemente ha la funzione di consentire l'esatta individuazione di una linea di confine già esistente, quindi mentre nell'azione di regolamento di termini manca il confine e perciò deve essere stabilito giudizialmente, nel caso dell'azione per apposizione di termini il confine vi è, non vi è contestazione tra le parti sulla individuazione della linea di confine, la controversia è limitata soltanto al dove questa linea di confine, quindi alle esatte modalità con cui questa linea di confine deve essere individuata. Ciò posto, il secondo comma stabilisce un principio fondamentale, cioè che in questa azione ogni mezzo di prova è ammesso. E qui già ci si può chiedere che significa che ogni prova, cioè che significa che ogni mezzo di prova è ammesso. Innanzitutto ci si chiede, ma a chi spetta l'onere di provare? Vi è il principio, si applica anche in questo tipo di azione il principio generale, insomma, del processo civile, secondo cui chi propone una domanda in giudizio deve provarne i fatti costitutivi, no? L'articolo 2697, il principio dell'onere della prova. E quindi bisogna dire che questa azione è sottratta a questo principio fondamentale. E non costituisce, diciamo, questa norma introduce una deroga espressa alla regola dell'onere della prova. Per quale motivo? Infatti si dice in giurisprudenza, utilizzando un antico brocardo del diritto romano, non vale qui il principio secondo cui actore non probante reus absolvo, cioè se l'attore non ha provato i fatti costitutivi della sua pretesa, il convenuto non può essere condannato e quindi la domanda deve essere rigettata. Per quale motivo? Perché si dice in giurisprudenza che nell'azione di regolamento di confini sostanzialmente le posizioni di entrambe le parti, quindi dell'attore e del convenuto e quindi dei proprietari dei due terreni confinanti, sono sostanzialmente le stesse. Cioè l'attore è convenuto ed il convenuto è attore nello stesso momento sostanzialmente, in quanto ogni parte, si dice, è all'obbligo di fornire al giudice tutti gli elementi di prova, tutti i mezzi di prova necessari alla individuazione della linea di confine. Perché? Perché l'interesse ovviamente non è soltanto di chi propone la domanda, ma anche di chi resiste alla domanda, ancorché, si dice, l'altra parte proponga l'eccezione, come spesso capita, di usucapione di quella fascia di terreno posta a confine di cui eventualmente l'attore deduca l'illegittima usurpazione da parte del convenuto, e si dice ovviamente che la proposizione di questa eccezione non vale a mutare la natura dell'azione di regolamento di confini, nel senso che pur se il convenuto deduca l'usucapione di una parte di terreno, ovviamente questo non significa che anche il convenuto stesso è tenuto a provare, a fornire al giudice gli elementi di prova per l'esatta determinazione del confine. Ovviamente se viene provata l'usucapione, il giudice si limiterà a porre la linea di confine senza tener conto di quella parte, diciamo, di quella porzione, di quella striscia di terreno di cui il convenuto abbia provato l'acquisto a titolo originario. Che significa quindi ogni mezzo di prova è ammesso? Significa sostanzialmente che il giudice non è tenuto a seguire una rigida gerarchia di mezzi di prova come avviene in altri campi, diciamo, in altri settori del diritto civile. Ogni mezzo di prova è ammesso significa che il giudice può fornire, può servirsi, può ricorrere nella determinazione della linea di confine a tutti gli elementi di prova. Si dice certo, il titolo, diciamo, l'elemento, cioè il mezzo di prova munito di valenza esclusiva o prevalente, si dice, sono gli atti traslativi originari, quindi i titoli della proprietà. Laddove manchino, oppure siano incerti, oppure non siano attendibili, il giudice può fare ricorso ad altri mezzi di prova. La prova testimoniale, che spesso viene articolata in questo tipo di giudizi, anche se per la mia esperienza tendo ad essere piuttosto scettico nei confronti della prova testimoniale, perché ovviamente
ma lo potete insegnare quale attendibilità può dare una persona che dice negli anni 70, negli anni 60 vi era una pietra, vi era un albero, magari non è chiaro nell'indicare dove si trovava, soprattutto quando ovviamente questa indicazione avviene davanti al giudice e non sul posto, dove magari c'è la possibilità di contestare, eventualmente di far chiarire alcuni aspetti della deposizione. Anche la prova presuntiva, si dice, può essere legittimamente utilizzata dal giudice se congruamente motivata, è chiaro, nella determinazione della linea di confine. La norma prevede al terzo comma del 1950 un'unica limitazione, dice solo in via del tutto residuale, in mancanza di altri elementi, dice il codice, il giudice ha la possibilità di ricorrere alle mappe catastali, cioè le mappe catastali che sembrerebbero l'elemento, diciamo, di prova, o potrebbero sembrare l'elemento di prova regina, l'elemento di prova principe, in realtà, secondo una espressa dizione, previsione normativa, hanno una funzione meramente residuale o sussidiaria. Cioè, che significa? Che il giudice incorre in un vizio della sentenza, quindi diciamo che la sentenza è viziata laddove il giudice abbia attribuito valore prevalente nella determinazione del confine alle risultanze delle mappe catastali. Quando però questo? Quando vi sono altri elementi, i titoli di proprietà, poi gli atti di frazionamento successivo, che anzi prevalgono sui titoli di proprietà, infatti poi vi leggerò alcune massime della Cassazione che attribuiscono proprio agli atti di frazionamento successivi, quindi al trasferimento della proprietà in campo agli originali tante causa delle parti, ma non funzione esclusiva nella determinazione della linea di confine. Dice però la Cassazione che il principio della residualità delle mappe catastali ovviamente è un principio elastico, cioè non significa che il giudice è tenuto a applicare le mappe catastali soltanto in mancanza di altri elementi, come dice espressamente la norma, dice in mancanza, ma secondo la Cassazione anche quando tali elementi, pur essendovi, sono inattendibili oppure siano logicamente incoerenti. Può capitare per esempio che vi può essere contrasto fra titoli di acquisto, spesso capita che i titoli di acquisto siano risalenti nel tempo e per esempio non contengano l'esatta indicazione dei dati catastali, oppure siano incompleti, oppure siano insufficienti. In questo caso, secondo la Cassazione, è legittimo il ricorso alle mappe catastali, che sostanzialmente sono l'unico elemento attendibile, perché questo tipo di azione, quando chiaramente mancano i titoli di proprietà oppure questi sono completamente inattendibili oppure non contengono alcuna indicazione sulla linea di confine, come spesso può capitare, in cui vecchi atti traslativi si limitano a disporre il trasferimento senza indicare dove è contenuta la linea, dove deve essere ravvisata la linea di confine. Però in questa, diciamo, gerarchia dei mezzi di prova, la Cassazione ha avuto modo di stabilire alcuni principi fondamentali. Innanzitutto abbiamo detto quello della residualità, sì, del principio delle mappe catastali, però anche un altro principio, che è quello secondo cui, come abbiamo detto, la prevalenza del titolo di acquisto, diciamo, viene meno quando dagli atti emerga la presenza di atti di frazionamento con cui è stato suddiviso l'originario appezzamento, atti di frazionamento allegati ai titoli di acquisto dei successivi danni causa degli originari proprietari. In questo caso la Cassazione ha ritenuto come il giudice non possa discostarsi dalle indicazioni della linea di confine contenuti negli atti di frazionamento allegati ai successivi atti di acquisto. Perché? Perché ovviamente si tratta di un atto che, provenendo direttamente dalle parti che hanno convenuto, diciamo, in uno al trasferimento del bene, anche la determinazione della linea di confine, hanno un'attendibilità
di cui il giudice non può tenere conto. E dice anzi la Cassazione che se questi atti di frazionamento, che se vi sono più atti di frazionamento successivi nel corso del tempo, il giudice deve tener conto dell'atto di frazionamento più risalente nel tempo, perché ovviamente quello diciamo originario, quello più attendibile, quello diciamo che ha posto sostanzialmente per la prima volta la linea di confine tra i due fondi. Un'altra questione diciamo in termini generali di cui voglio affrontare, quindi insomma dettano la natura quindi reale diretta, quindi ad eliminare la situazione persona diretta, ad eliminare la situazione di incertezza, i presupposti, il ricorso alle mappe catastali soltanto in termini residuali. Un'altra questione è quella del ruolo del consulente tecnico in questo tipo di azioni, perché è chiaro, il giudice ovviamente non è un tecnico, non è un geometra, quindi non può stabilire lui qual è la linea di confine, e chiaramente ricorre all'opera del professionista perché determini la linea di confine, proprio nei quesiti si dice determini la linea di confine, ovviamente tenendo conto dei vari criteri che ho appena indicato. Ci si è chiesti, in questo tipo di attività il consulente tecnico può lui acquisire direttamente i titoli di acquisto, come diciamo proprio per accertare il titolo di proprietà? E a questo interrogativo diciamo, bisogna dare risposta senz'altro negativa. Perché è vero, come abbiamo detto prima, che l'azione di regolamento di confini è sottratta al principio diciamo, dell'onere della prova, però attenzione, non è sottratta anche al principio della disponibilità delle prove da parte del giudice, cioè il giudice è tenuto a decidere secondo le prove che gli sono state formalmente, ritualmente offerte dalle parti. Il giudice non può d'ufficio supplire, se non in casi eccezionali, alla carenza probatoria, alla inattività probatoria delle parti. Noi nei quesiti non giudichiamo, diciamo al consulente, esaminati gli atti di causa e diciamo un'altra cosa, effettuate le opportune ricerche presso gli uffici pubblici, eccetera, eccetera. Ovviamente questa attività è finalizzata a che cosa? Alla ricerca delle mappe catastali, come ulteriore elemento di valutazione, eventualmente di confronto, ma mai il consulente tecnico può, attraverso un'indagine presso, ad esempio, l'agenzia del territorio, presso gli uffici notarili, eccetera, può supplire alla carenza probatoria delle parti nella acquisizione dei titoli di proprietà. Perché in questo caso il giudice, qualora il consulente tecnico acquisisse i titoli ed il giudice ne tenesse conto ai fini della valutazione, sarebbe una sentenza certamente illegittima, viziata proprio in violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile. Quindi attività del consulente tecnico è quello ovviamente di determinazione, ovviamente materie in cui non entro, perché chiaramente spesso mi capita di vedere le contestazioni del CTP rispetto alle misurazioni effettuate dal CTU, il punto ovest, il punto est, questo tipo particolare di determinati diciamo, di calcolo non è stato fatto correttamente. Ovviamente in questo caso il giudice si limita a verificare ecco, la correttezza del procedimento logico seguito dal consulente tecnico. Ovviamente a me spesso a me è capitato in una consulenza tecnica in cui un CTU che diciamo che non era geometra diceva sì, c'è stato uno sconfinamento, però questo sconfinamento non è di 25 cm, non è da considerare tale in quanto la dividende applicata all'originale o frazionamento non era, insomma non si capiva bene per quale motivo questo sconfinamento non era da considerare tale. Allora, se c'è uno sconfinamento, è uno sconfinamento. Se tu ritieni che non è uno sconfinamento, tu dici che non c'è uno sconfinamento, perché poi non si capiva bene per quale motivo diciamo quello sconfinamento non fosse da considerarsi tale, perché spesso appunto insomma ci sono dei tecnici che non essendo ancorché laureati pratici della materia commettono queste e soprattutto non consentono a chi legge la consulenza di capire
per quale motivo tu, diciamo, sei arrivato a quella conclusione, perché poi fondamentalmente, a mio avviso, la consulenza tecnica quando è che viene apprezzata? Quando segue un ordine logico, quando anche chi chiaramente come giudice non è un tecnico della materia può apprezzare e quindi rifarsi, richiamarsi alle conclusioni del consulente laddove siano supportate da un ragionamento logico e coerente. Quando tu mi indichi i presupposti logici di una determinata conclusione, come anche la sentenza, se la sentenza non segue un ordine logico, è chiaramente una sentenza viziata, una sentenza immotivata, e anche chi ovviamente non è un giudice, quindi non è un tecnico del diritto, può subito, prima facie, come si dice, cogliere il vizio di quella sentenza. E anche in questo caso, diciamo, nella consulenza tecnica, dove l'aspetto prioritario che è da valutare è proprio quello della logicità, non soltanto delle premesse metodologiche, ma delle conclusioni. E quando vi sono delle conclusioni non supportate da un ragionamento logico coerente, è chiaro che il giudice, ben anzi, ha l'obbligo di disattendere quelle conclusioni, eventualmente di disporre una nuova consulenza tecnica, ma anche di richiamarsi alla consulenza di parte laddove ritenga che sia più convincente. Quindi, fatta questa ulteriore premessa, diciamo, questo inciso ulteriore, voglio soffermare in ultimo su un altro aspetto, diciamo, che spesso capita nella prassi giudiziaria, cioè che è quella del regolamento stragiudiziale di conflitto. Come abbiamo detto, c'è l'azione di regolamento di conflitti, presuppone ovviamente una controversia e quindi poi una successiva decisione, una sentenza del giudice che accetta la linea di confine. Nella sentenza il giudice che fa? Accetta la linea di confine, stabilisce che tra le due proprietà la linea di confine, cioè si dice, è quella individuata dal consulente a pagina tale, pagina tot del suo elaborato peritale. Eventualmente il giudice condanna una delle parti al rilascio delle porzioni illegittimamente usurpate, previo pagamento di un controvalore. Ovviamente spesso la parte che, anzi quasi sempre la parte che chiede la restituzione della striscia di terreno usurpata o l'eliminazione delle opere abusive chiede anche il risarcimento, quindi previo risarcimento eccetera. Però spesso capita che nella prassi le parti raggiungano un accordo tra di loro, quindi stragiudiziale, pure dal processo, sulla individuazione della linea di confine. Che cosa succede se poi le parti, o una delle parti chiaramente, propone azione davanti al giudice? Cioè, è stato un precedente accordo con i rispettivi GTP che sono andati sul posto, diciamo, e hanno proceduto alle misurazioni e hanno stabilito che la linea di confine deve essere per esempio il picchetto rosso oppure il muro eccetera o lo spigolo vicino al fondo eccetera eccetera. Che cosa succede se le parti successivamente propongono domanda davanti al giudice? Dice la Cassazione che in questi casi non la domanda è inammissibile. Perché? Perché si dice che il regolamento stragiudiziale ovviamente preclude alle parti la possibilità di chiedere la successiva determinazione del confine. Anzi, vi è di più, pur trattandosi di materia soggetta, come voi sapete, al principio della forma scritta, articolo 1350, per cui gli atti dispositivi, costitutivi, modificativi di diritti reali su beni immobili sono soggetti a pena di nullità, quindi ad substanza, al requisito della forma scritta, dice la Cassazione, il regolamento stragiudiziale di confini con cui le parti determinino tra di loro la linea di confine fra le loro rispettive proprietà ed eventualmente prevedano la cessione di diritti, quindi di porzioni, quindi di diritti su porzioni di terreno a favore dell'una o dell'altra, non è soggetta al requisito della forma scritta, può essere provata per testimoni e quindi preclude, come ho detto prima, la possibilità di proporre successivamente una domanda giudiziale. E spesso proprio capita che nei nostri, diciamo che nelle controversie di cui ci occupiamo, una delle parti ovviamente chieda di provare per testimoni, sempre chiamando proprio a deporre i tecnici che hanno apposto le linee di confini, sulla esistenza di questo negozio, che è un negozio quindi di accertamento che non è soggetto a forma scritta,
scritta, in quanto sostanzialmente che cosa, cioè non ha la funzione di costituire o di trasferire diritti, ma serve soltanto ad accettare senza l'intervento del giudice la linea di confine. Questi sono, diciamo, gli aspetti fondamentali sull'azione di regolamento di confini, ve ne sono altri, però sono di natura, diciamo, più di carattere strettamente processuale, per esempio il litisconsorzio necessario, cioè in questa azione ci si chiede debbono essere convenuti tutti i proprietari del fondo. Se un fondo appartiene a più proprietari, l'azione deve essere proposta da o promossa contro tutti i proprietari, oppure non vi è litisconsorzio necessario, quindi non vi è necessità di costituire il contraddittorio fra tutti i proprietari. La soluzione che è stata data è che non vi è litisconsorzio necessario, quindi ogni proprietario è legittimato ad agire o a contraddire in questa azione, salvo, qual è l'ipotesi, qual è l'eccezione, è che sia proposta domanda di rilascio di porzioni di terreno usurpate, di porzioni di terreno illegittimamente di cui uno dei confinanti si è illegittimamente appropriato ai danni dell'altro. Allora, soltanto in questo caso vi è necessità di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari, perché chiaramente si tratta di un'azione modificativa del diritto reale che esige la presenza in giudizio di tutti i titolari. Con questo penso di aver indicato gli elementi, insomma i tratti fondamentali di questo istituto. Ovviamente mi rendo conto che la mia era una semplice illustrazione di carattere generale, poi se vi sono degli spunti di riflessione di carattere più pratico, più congeniale anche per questo tipo di uditorio, sono disponibile, insomma, ad interloquire. Grazie.